Amici e amiche di Quarta Rete Blu e della Pallavolo Giavenese, buonasera dal Palabanca Reale di Giaveno. Ci troviamo per la settima giornata del campionato di Serie A2 femminile di volley. La capolista, la Banca Reale Yo Yogurt 4 Giaveno, affronta la seconda in classifica, Biancoforno Santa Croce. Siamo di nuovo di fronte a un grandissimo match, il match di giornata. Qua in cabina di regia con me, con Daniele Giovale, c'è Cristiano Muzzolo. Buonasera a tutti i telespettatori. Ciao Cristiano, allora ci aspetta di nuovo una gara di quelle importanti, un big match di quelli che fa divertire il pubblico. Sarà una partita molto importante perché Santa Croce, anche se ha due lunghezze di svantaggio in classifica, ha degli elementi molto molto forti, tra cui Valeria Rosso, Lanzini, che hanno giocato in categoria superiore l'anno scorso, ha fatto la Serie A, quindi sarà una partita molto dura. Minuto di silenzio. E andiamo a presentare l'incontro con le due squadre che sono scese adesso sul parquet giavenese. Giaveno si presenta con la consueta formazione tipo Corna in palleggio e Aricò opposto, i due centrali, Mastro di casa e la capitana Luciani, e le bande Heike Beyer e Marina Kvetanovic, il libero Molinengo. Santa Croce in palleggio Giorgia Tanturli e all'opposto l'Argentina Brussa, e poi abbiamo Filipovic e Zambelli al centro e Rosso e Corietanu di banda con Lanzini libero. Allora Cristiano, presentaci un attimo il match di quello che ci aspetta in questa gara. Una partita delicata sotto tanti punti di vista, perché Santa Croce ha una coppia di schiacciatori e ricevitori molto differente, con una giocatrice come Valeria Rosso molto brava nei fondamentali di seconda linea, che già l'anno scorso in Serie 1 a Novara faceva i suoi ingressi per dare una mano in quel contesto lì, e una giocatrice come la Corietanu, che invece è un attaccante molto fisico, e quindi secondo me la partita passerà molto dalle loro qualità d'attacco, insomma. Infatti vediamo subito una partenza, uno pari intanto di Giaveno, subito il punto di corna, adesso in primo tempo di Filipovic che va a terra e Santa Croce 2-1. Approfittiamo il primo punto di Giaveno e di corna, stavamo discutendo nel pre-partita, corna ha già messo a segno in 6 partite 40 punti, che per un palleggio onestamente è una statistica decisamente importante. Sì, perché sono quasi 7 punti di media partita, che sono veramente veramente tanti. Lei è un palleggiatore con fisico notevole, con tanti centimetri, quindi molti di questi punti li raccoglie col muro, ma anche con dei tocchi di seconda, sfruttando i centimetri che sono decisamente dalla sua parte, come abbiamo visto per il primo punto giavenese. Intanto il secondo arriva dalla palla di Luciani, della capitana, che adesso va in battuta, due pari ed è iniziato il big match della settima giornata. Vediamo subito Rosso che prende la murata di Mastro di casa, 3-2. Buona la ricezione di Corietanu, ma Rosso ha trovato le mura, le mani e il muro di Mastro di casa. Ancora Luciani in battuta. Sopra su Corietanu. Vediamo palla dietro. Mani out per Brussa, che trova le mani esterne di Marina Kvetanovic e porta in parità la gara, 3 pari. E adesso abbiamo Anita Filipovic, centrale in battuta. Su Heike Beyer, corna per Mastro di casa, ancora la fast che va a terra. Ottima la diagonale stretta di Mastro di casa. Subito partenza decisa di tutte e due le squadre, subito cambio palla regolare di tutte e due le squadre. Sì, ottime costruzioni dalla ricezione all'alzata all'attacco conclusivo. La tattica giavenese sarà verosimilmente quella di cercare un po' la Corietanu in ricezione, che è sicuramente della linea 3 di ricettori il giocatore che dà meno garanzie. Adesso però per cercare di farla ricevere
scappa un servizio di corna che va out, e infatti proprio lì le prime battute sono andate subito sulla ricezione di Corietanu. Per il momento 4 pari e Brussa in battuta, l'Argentina su Ramon Aricò. Corna, gioca palla dietro per Gvetanovic, tira un diagonale difeso ancora da Brussa, corna per Aricò, fucilata dentro, punto 5-4, sbracciata lunga, subito Santa Croce chiamava l'out, ma la palla è in campo e Marina Gvetanovic dalla riga dei 9 metri. 5-4 Giaveno, si gioca punto a punto. Gvetanovic, Gianflot, ancora su Corietanu, palla dietro, grande fast per Zambelli che non viene contenuta dal muro giavenese e mette palla a terra, 5 pari e si continua punto su punto. Inizio subito anche con un alto tasso tecnico. Sì, Giaveno deve solo fare un pochino di attenzione a non rendere troppo debole il servizio solo per cercare di colpire, diciamo tra virgolette, la Corietanu in ricezione, perché altrimenti anche lei con una palla non troppo incisiva riesce a mettere il pallone in testa al palleggiatore. Infatti anche da questa parte i centrali in questo inizio di set stanno dicendo la loro da entrambe le parti. Mastro di casa gioca palla dietro e va subito a terra, 6-5, centrali protagonisti in questo inizio gara. E adesso la stessa Federica Mastro di casa imbattuta dalla riga dei 9 metri. Piedi a terra, battuta ancora out, seconda battuta consecutiva sbagliata da Giaveno ed è 6 pari. E Zambelli, Marina Zambelli va imbattuta. La Gianflot su Eichebeier, corna, palla dietro per Aricò che gioca pallonetto e Filipovic non lo tiene, palla a terra, 7-6, palla astuta sulla battuta del centrale in seconda linea. Solitamente questa è una palla che si chiede spesso alle giocatrici da parte degli allenatori. Sì, assolutamente, però diciamo che in questo momento con questa ricezione che funziona da ambo le parti è molto interessante anche la sfida tra i due palleggiatori, perché stanno sfruttando molto bene i centrali e lasciando spesso e volentieri gli attaccanti di palla alta contro muro a uno. Fanturli e Corna stanno giocando molto bene all'inizio partita, mentre la battuta di Giaveno è già la terza battuta out, questa di Aricò, che porta ancora il 7 pari. Un bel inizio di match. Un po' arrabbiato coach Napolitano per questi errori in servizio. Tre battute su 7 fuori. Beyer, corna, ancora per la tedesca che gioca anche lei la palletta, viene gestita. Il palleggiatore può solo tenere palla alta e palla via campo di Giaveno. Corna, ancora per Eichebeier, la tedesca gioca ancora una palletta. Corietanu tiene, palla dietro per Brussa, fucilata difesa d'Arico. Vediamo ancora la palla piazzata solo nel campo di Giaveno. Corna, seconda linea Arico, trova le mani del muro. Tiene Tanzini, palla in 4 per Corietanu che trova le mani, tiene però tiene Beyer, giro di seconda, la palla viene tenuta e però pasticcio in campo giavenese, ma la palla era già caduta. Tanturli, il palleggiatore con un tocco di seconda, porta all'8-7 Santa Croce al primo timeout tecnico. Le squadre rientrano in campo sull'8-7 Biancoforno Santa Croce, una partenza molto buona da parte
delle ospiti. Giaveno ha fatto un buon gioco con palla in mano, ma sicuramente le tre battute sbagliate di fila che hanno fatto infuriare coach Napolitano hanno messo un po' la situazione in difficoltà. Vero Cristiano che la partenza di Giaveno si spiega solo in queste tre battute fondamentalmente adesso? Certo, certo, anche perché il cambio palla ha funzionato comunque bene sia per Giaveno sia per Santa Croce. Poi Santa Croce insomma ha sfruttato un pochino questi tre servizi sbagliati. Bisogna vedere se poi Giaveno vorrà continuare a prendersi dei rischi oppure no. Infatti adesso vediamo che funziona anche la pipe di Ramona Ricò sulla battuta della presentatrice Tanturli. E Giaveno si porta in parità, 8 pari. Ottima la sbracciata in diagonale dell'opposto di Giaveno. Eike Beyer, la tedesca, in battuta. Jan Flott. Ed Eisa! Eike Beyer va a fare un ace deciso su Valeria Rosso, colta impreparata. Adesso vediamo che la ricezione è addirittura a 2 sulla tedesca, tenendo fuori un pelino Corietanu. Ancora Eike Beyer in battuta, palla dietro per Corietanu. Murata, Murata da Kvetanu al muro di Kvetanovic e Luciani, una bella murata. Due scelte tattiche assolutamente da studio prepartita notevole, perché quella palla che va verso il posto 4 sapevano che il loro palleggiatore spesso e volentieri apre la palla in due. E c'erano le quattro mani delle giavenesi. Il muro era ben piazzato. Rosso trova ancora la murata della capitana Nicoletta Luciani. Una frustata clamorosa. 11-8 Giaveno. E subito corre ai ripari Santa Croce, time out. Non funzionano più. Io qua sotto lì, dico io. Le squadre rientrano in campo con questo break importante di Giaveno, con un ace di Eike Beyer e poi le due murate precise del muro giavenese che hanno fatto il break. 11-8, ancora Eike Beyer in battuta. Su Corietanu, Tanturli, primo tempo di Filipovic, palla a terra. Un po' distratta in questo caso il muro, la correlazione muro-difesa di Giaveno. Ed è 11-9. Ancora vantaggio Giaveno. Con Mirela Corietanu, la rumena in battuta. Battuta su Molinengo che tiene palla sui 4 metri. Kvetanovic per Aricò dalla seconda linea. Corietanu tiene. Vediamo Rosso che prova una frustata. Tiene Molinengo, Giaveno riesce a rispedire palla nella metà campo di Santa Croce. Palla di free ball, incrocio ed è controllato dalla capitana Luciani che...